Gliascoltabili.it presenta Water and the Hero, passione acqua. L'acqua come ispirazione, l'acqua come lavoro, l'acqua come ragione di vita, acqua che in alcuni casi, come in questo caso, può aiutarti a stare meglio fisicamente. Ciao a tutti, sono Riccardo Felici e vi do il benvenuto a un'altra puntata di Water and the Hero, podcast degli ascoltabili.it. Water and the Hero che puntata dopo puntata vi porta nella vita, vi fa vivere le emozioni di persone comuni cui però il legame con l'acqua, l'incontro con l'acqua ha dato vita a qualcosa di grandioso, di straordinario, come il personaggio che è qui con noi oggi, che con l'acqua ha un legame davvero davvero speciale. Prima di iniziare però devo ringraziare lo sponsor che permette che Water and the Hero sia realizzato grazie al supporto di Kinji, che è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo. Con Kinji puoi vivere l'acqua in totale libertà, che tu sia uno sportivo o che tu lo faccia in maniera ludica, che tu vada su una canoa, su un materassino. È molto semplice, lo indossi sul polso o sul braccio e nel momento del pericolo lo azioni e fa gonfiare un palloncino che può tenere a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore al giorno. Per tutte le informazioni visitate www.kinji.it, ricordando che Kinji si scrive con la K in iniziale e le due i finali. Vi do degli indizi che raccontano l'eroe di oggi, l'eroe di giornata. È di Torino, ha 40 anni ma è più in forma di un ventenne e si allena ovunque, anche sott'acqua. Do il benvenuto a Lorenzo Gallone, che si definisce un personal trainer non convenzionale, è project manager e direttore tecnico di Basic Gym Wellness ed è un atleta sotto tantissimi punti di vista. Ciao Lorenzo! Ciao a tutti, buongiorno! Come stai? Alla grande come sempre, voi? Meglio di te chi può stare? Sei uno sportivo a 360 gradi. Esatto, sì, bene bene. Allora innanzitutto, se volete dare un occhio subito al suo profilo Instagram intanto che ascoltate la puntata, potete farlo, Gallone Lifestyle, andate a vedere un po' Lorenzo cosa combina durante le sue giornate intense di allenamento. Però se sei ospite qua a Water and the Hero è perché tu hai un legame con l'acqua. Prima di iniziare vogliamo capire com'è nato il legame con l'acqua. La scoperta dell'acqua. Lorenzo, allora, come è iniziato tutto? Quando è stato il tuo primo contatto con l'acqua? Ovviamente, come la maggior parte degli atleti che hanno a che fare con l'acqua, è iniziato ovviamente in tenera età, quindi già da piccolino ho iniziato con il nuoto. E mio papà era un istruttore appunto di nuoto e di subacquea e mi fece avvicinare a tutto ciò che era il mondo dell'acqua, quindi nuoto con vari stili, apnea e poi subacquea giovanissimo. Quali erano le emozioni che provavi da bimbo quando ti affacciavi comunque a delle attività impegnative? Le emozioni più forti era quando faceva gara con papà in apnea, quindi a chi tenesse di più l'apnea per più minuti sott'acqua. E cercare di far passare le fame d'aria e cercare di pensare ad altro sott'acqua, dove i suoni sono modificati, dove la testa comunque ti porta a pensare ad altro, era molto emozionante. E mi piacerebbe anche scoprire, ci piacerebbe scoprire a noi che ascoltiamo, quando hai deciso di inserire l'acqua come metodo di allenamento. Ho deciso di inserire l'acqua come metodo di allenamento quando ho iniziato ad essere stanco dei soliti allenamenti per gli atleti. Allora ho iniziato a guardare un po' nel mondo che cosa facessero diversi preparatori atletici, più forti e più bravi al mondo. E ho visto che potevo adattarlo anche su diverse discipline. E l'ho utilizzato in primis su di me e ho cercato di capire
come poterlo utilizzare sui miei clienti e sui miei atleti. Allora, tutto ha un inizio e ci deve essere stata una scintilla che è scoccata, che ti ha fatto venire questa intuizione. L'acqua mi ispira. Lorenzo, cosa ti ha ispirato per iniziare questo tuo nuovo percorso? Fu un video che io presi di preparazione atletica del CrossFit con allenamento con il kettlebell tutto in apnea. Il kettlebell è l'attrezzo quello a forma di palla con la maniglia, giusto? Esatto, assolutamente sì, proprio quella. Rimasi affascinato dal protocollo di lavoro e vedevo che funzionava, cioè assolutamente, provandolo anche su di me, era assolutamente molto allenante, e quindi lo misi all'interno delle mie preparazioni atletiche. Ovviamente parliamo anche dell'allenamento sul materassino, perché dovete sapere che Lorenzo, oltre ad allenarsi sott'acqua con un allenamento molto faticoso, si allena anche sull'acqua grazie ad un materassino. Ho visto qualche video, mi sembra molto interessante. Spiegaci un po' quali sono le sensazioni durante un allenamento in equilibrio sull'acqua. Le sensazioni, allora, si sta lavorando soprattutto negli ultimi anni della ricerca dell'equilibrio. Si dice ricerca dell'equilibrio, ricerca della stabilità nell'instabilità. Tendenzialmente si lavora in palestra su delle tavolette propriocettive, su dei Bose, su degli attrezzi comunque ad aria. E invece, notando che lavorando sull'acqua avevamo la stessa tipologia di input a livello neuromuscolare, ma essendo comunque a contatto con la natura e senza aver bisogno di una struttura vera e propria come una palestra. Usi un materassino convenzionale o un materassino apposta per fare attività di questo tipo? Allora, ho iniziato qualche anno fa con il classico SUP. Ho una classica tavola da windsurf o surf, e già di lì iniziai a provare ad allenarmi sopra, ad allenare i miei clienti sopra, utilizzarla proprio con un protocollo di allenamento. Al posto di farli sulla terraferma, li facevo sulle tavole. E poi piano piano, ovviamente, anche le aziende si sono evolute. Adesso collaboro con un'azienda che fa delle vere e proprie piattaforme galleggianti, dove sopra si possono fare varie attività che vanno dallo yoga fino alla preparazione atletica. Sia sott'acqua con i suoni ovattati e l'ambiente sottomarino, o che sia sopra l'acqua, che tu sia al lago o al mare, comunque l'ambiente circostante ti aiuta ad allenarti e a rendere più efficace l'allenamento. Assolutamente sì, il mio motto, è uno dei miei motti, è proprio training everywhere, nel senso che, anzi, bisogna sfruttare il più possibile ciò che ci dà la natura e ciò che ci dà l'ambiente circostante, e sicuramente è migliore o comunque più bello fare un allenamento sul mare o su un lago al tramonto o all'alba, e avere lo sguardo che si perde, cioè, piuttosto che stare davanti a uno specchio o a quattro mura in palestra. È quello che inibisce un po' la maggior parte delle persone, me stesso, il fatto di andare in un luogo chiuso per fare attività fisica e avere questa possibilità di poterlo fare all'aperto in più situazioni è molto più stimolante. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, ed era proprio quello che, tra virgolette, inibiva anche me, perché ero stufo di lavorare in palestra, e mi accorgevo che poi non era il quotidiano, perché il quotidiano è circondato da natura ed è circondato da altre cose, quindi mi chiedevo il perché allenarsi in palestra e prepararsi in palestra quando poi realmente invece siamo all'aperto, siamo nella natura e siamo animali da natura, e quindi ho cercato di trasferire tutto ciò che è preparazione atletica in mezzo alla natura, quindi dai boschi al mare ai laghi, sopra l'acqua, sotto l'acqua, ed è uno molto più divertente, molto più stimolante, e noi siamo animali proprio creati per fare quello, diciamo.
Siamo al telefono, in collegamento telefonico con Lorenzo Gallone, che è un personal trainer che ha a che fare con l'acqua in qualche maniera. State ascoltando Water and the Hero, io sono Riccardo Felici e dicevo di Lorenzo, è un personal trainer. I personal trainer possono cambiare la loro vita, ma soprattutto aiutare e aggiustare quella degli altri, perché riescono a capire a fondo la persona che hanno davanti, cercando di tirare fuori il loro potenziale. Passiamo quindi alla parte più intima e appagante del tuo viaggio del eroe. We can be heroes. Lorenzo, sei sicuramente l'eroe di tante persone, perché a parte le persone che vengono per mettersi in forma, altre magari hanno fisicamente bisogno di qualcuno che gli insegni una postura o che cambi le loro abitudini posturali o di come si approcciano ai vari esercizi. Ma oltre a essere un eroe per i tuoi clienti, diciamo i tuoi pazienti, chiamiamoli così, sei anche papà, e quindi immagino che agli occhi dei tuoi figli tu sia un po' un eroe di quelli forti. Sì, è la cosa, non ti nego che è la cosa più difficile, però è anche la cosa su cui ho lavorato di più e cerco di non far mai mancare nulla proprio ai miei piccoli eroi. Ovviamente le indicazioni sono sempre di una vita sana e di allenarli e di cercare sempre di essere il loro supereroe, quindi di essere sempre sul pezzo, come si direbbe, no? Come li coinvolgi nel tuo mondo? Nel mio mondo li coinvolgo il più possibile portandoli con me sul lavoro e facendogli respirare l'aria proprio che si respira all'interno di una sessione di allenamento, di una preparazione atletica e di un workout in genere. E i bambini, essendo delle spugne, apprendono immediatamente quali sono i movimenti, quali sono, e poi automaticamente li ripetono, magari non nell'immediato, però gli rimangono le cose che vedono e gli atteggiamenti, le posture, le indicazioni, e quindi per me è sano far fare sport a loro, farli allenare e tenerli comunque sempre a mio fianco e far capire che anche le cose vanno fatte bene, gli allenamenti vanno fatti bene, le indicazioni devono essere quelle giuste e le preparazioni atletiche devono essere fatte a modo. Anche perché per un bimbo non c'è nulla di più bello dello sport, perché si riesce a avere nello stesso contenitore divertimento e disciplina, e quindi è più divertente apprendere, ma mantenendo una certa disciplina. Assolutamente, la disciplina è sempre alla base di tutto, e infatti tra virgolette io ho fatto fare sport differenti ai miei bambini, uno molto forte di disciplina e altri magari dove sono un pelino più di divertimento e gioco. Però credo sempre che la disciplina e rigore sia sempre la base poi di tutto, da bambino e poi andando avanti appunto con la vita da atleta. Se non hai disciplina e rigore, purtroppo non si hanno risultati. E che rapporto hanno i tuoi figli con l'acqua, e che rapporto avete insieme con l'acqua? Il rapporto con l'acqua è un rapporto ovviamente magico, perché l'acqua è magia. Devo dirti che anche loro hanno iniziato da piccolissimi, praticamente a pochissimi mesi di vita, e abbiamo cercato subito di creare un ottimo contatto senza che ci fossero traumi con l'acqua. E adesso devo dirti che entrambi i bambini sono, una che è Greta di 7 anni e Filippo che ne ha 4, sono super addicted, e appunto uno degli sport di cui ti parlavo prima è proprio il nuoto. Loro come sport, come attività fisica, fanno judo per quanto riguarda la disciplina e la psicomotricità e ovviamente il rigore di cui parlavamo prima, e il nuoto. E sono due sport completamente opposti, completamente differenti, ma che vanno a mio avviso a compensarsi in maniera eccellente.
Io personalmente pratico surf e qualche anno fa mi sono imbattuto negli allenamenti di qualche surfista ben più bravo e famoso di me, e uno di questi consisteva nell'andare sott'acqua con dei sassi di peso sempre maggiore, no? Per aumentare il carico. Quando ho visto i tuoi video ho detto: cavolo, lui sicuramente quando si allena sott'acqua ha quella sensazione lì di essere un po' veramente un supereroe, cioè sembra